Salve a tutti cari amici e bentornati sul canale di Fountain Pen to Live. Se non l'avete già fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, così da non perdervi nessun video. Buona visione! Carissimi amici, bentornati. Quest'oggi andremo a scoprire insieme una nuova arrivata, un nuovo progetto che si è avviato da poco e che fa rinascere un marchio storico come Radius, e lo andiamo ad analizzare nel dettaglio. Per prima cosa vi mostro la parte un po' più noiosa, diciamo, che è la parte che riguarda la confezione, ovvero abbiamo un controcartone, un cartoncino abbastanza consistente, e la classica scatola con il marchio Radius e la garanzia. Qui viene alloggiato la penna e l'inchiostro, il calamaio di inchiostro. Io ho provveduto a togliere per ricaricare la penna. Ok, andiamo un po' a noi. Finalmente anche il noto marchio Radius torna a far parlare di sé. Giusto recentemente, poco prima della pandemia, il marchio Radius aveva iniziato a mostrarsi in giro grazie anche a Ferruccio Furri e alla sua collaborazione con Salvatore Matrone. Le cose poi, causa di forze maggiori, si sono un po' arenate, poi la pandemia, poi le distanze tra i due. Il marchio, diciamo, stentava un po' a prendere la giusta posizione sul mercato. Oggi cosa succede? Salvatore Matrone ci riprova. Ci riprova dopo aver acquistato la parte delle quote di Ferruccio Furri e quindi aver acquisito interamente, insieme alla famiglia Matrone, aver acquisito interamente il marchio Radius. E come lo fa? Rilancia il marchio con l'uscita sul mercato di questa Radius autarchica, che, come vuole la tradizione di Radius, prende il nome e si ispira, o meglio si ispira, alle Cinque Terre, e mantenendo anche alcuni tra gli stilemi tipici di quell'epoca in cui Radius nasce. Stiamo parlando di una linea abbastanza minimal,
sia nelle forme che nei dettagli. Infatti, se fate caso, i dettagli sono in acciaio, la clip e la veretta traforata con queste forme a rombo, e non ci sono altri anelli su tutta la penna, e anche dove c'è la parte del pistone è abbastanza minimal, quindi una linea che richiama molto gli stilemi del passato, ovvero stiamo parlando di un periodo vicino agli anni della guerra, quindi tutto l'oro in quell'epoca veniva utilizzato e veniva usato per altro, quindi si cercò di utilizzare materiali un po' più poveri come l'acciaio per dar vita anche in quel caso a dei veri e propri capolavori. Quindi anche in queste nuove versioni si parte da una linea di pennini in acciaio molto minimal che riportano soltanto l'incisione originale Radius Superior. Troviamo, come nell'epoca, una sezione, quindi un'impugnatura in resina nera, mentre tutto il resto del corpo è in resina del colore che poi vi spiegherò, si dividono in 5 colori differenti, e sulla sezione è riportato l'incisione dell'anno di produzione, in questo caso il 2022. La sezione, devo dire che è molto comoda, ha questa svasatura abbastanza pronunciata che ne permette sicuramente una buona impugnatura, consente di non far scivolare le dita oltre la sezione, così come anche le filettature del cappuccio, quindi che si trovano sul corpo, sono molto levigate, non danno alcun fastidio, sono molto rastremate, quindi a filo della sezione di scrittura, e il corpo, come vi dicevo, ha una linea abbastanza sinuosa che va da questa rastrematura all'inizio, poi si allarga un po' sulla pancia, quindi sul centro del corpo, per poi rastremare di nuovo sul codale, quindi dove c'è il fondello con il pistone. Sì, pistone, perché questa ha un caricamento a pistone, fornita con un alimentatore in ebanite. In questo caso ho fatto la richiesta di avere l'alimentatore in ebanite rossa, mentre per ciò che riguarda la clip richiama proprio gli stilemi di quell'epoca di Radius, quindi una clip a cravatta, di cui Salvatore Matrone ha ricreato sostanzialmente gli stampi per poterla ricreare. Abbiamo sempre una clip in bronzo, a cui poi viene dato l'effetto di satinatura, come acciaio satinato. La resina, come potete osservare, è una resina molto particolare. Ha delle bellissime sfumature, è una resina screziata, un rosso ruggine, che richiama appunto un po' i colori che si possono ammirare nelle Cinque Terre, ed è sempre lavorata da barra piena. Nel cappuccio si riesce a notare come la resina sia stata lavorata in due sezioni, ovvero la sezione principale un po' più sottile, quella più all'interno, perché riuscite a vedere un po' il cambio di tonalità che si trova in questo punto, perché in questo punto da qui in avanti la sezione del cappuccio è più spessa, quindi è stato tolto meno materiale rispetto alla sezione in cui viene lavorata per creare la filettatura per il corpo della penna, creato sempre da barra piena, quindi abbiamo comunque la solita ottima lavorazione a cui ci ha abituato Leonardo Officina Italiana. Perfetto, direi di passare alla prova di scrittura, così da vedere un po' come si comporta su carta questa nuova penna. Anche sul corpo scrittura è riportato il marchio Radius e il nome Autarchica. Come si comporta? Allora, sulla penna è montato un pennino numero 6, in questo caso però si tratta di un pennino Bock e non Giovo. La gradazione del pennino è un F.
e devo ammettere che è stato lavorato da Leonardo, quindi da Salvatore Matrone, in maniera impeccabile come al solito. Anche in questo caso la differenza tra il bock e il yobo è poca per come è stata lavorata la punta di iridio. Come vi spiegavo, la sezione di scrittura è molto comoda, veramente comoda. Io personalmente almeno apprezzo molto queste sezioni molto sottili, quindi molto svasate, perché riescono a darmi la sensazione di manovrabilità che posso avere sulla penna, riescono a darmi una maggiore capacità di gestire la penna in fase di scrittura. Poi la penna è molto bilanciata, nonostante la stazza sia una via di mezzo, diciamo così, tra la momento zero e la momento zero grande, quindi una sorta di momento magico come dimensioni. Nonostante ciò, credo sia una penna molto molto equilibrata. Il pennino, come dicevo, è stato lavorato in maniera ottima. Anche su questa carta pigna, che è una carta un po' più, sappiamo come si comporta, meno lavorata, una carta un po' più grezza, riesce comunque a scrivere senza alcun problema e senza troppi intoppi. Non abbiamo né perdite di flusso, né salti, né altro. Quindi assolutamente promossa anche su questa carta. Proviamola adesso su Rodia. Quella che faccio su Rodio è un po' una prova del 9, perché sappiamo che è una carta ottima, quindi riuscire a scrivere su questa carta per lo più diventa più agevole per molte penne. Però, come avete avuto modo di capire, per chi ha avuto modo di seguire tanti video che ho postato e anche da altri che ne hanno provate, sapete che se il pennino non è lavorato al punto giusto, questa carta può essere anche un po' scontrosa, perché essendo molto levigata magari ogni tanto riesce a dare delle false partenze oppure degli skipping quando il pennino appunto si presenta con una lavorazione non proprio perfetta. Assolutamente, nessun tipo di problema. Davvero ottima. Ottimo il pennino, ottima la lavorazione. Proviamolo un po' in reverse. Anche in questo caso il tratto diventa più sottile, ma notate come non manca né l'afflusso né la scorrevolezza viene a mancare, assolutamente. Veramente splendido. Ha un minimo di variazione di tratto, perché nonostante sia un pennino fine, quindi non un extra fine, è comunque un pennino in acciaio, ma riesce a regalarci una minima variazione di tratto, da così da poter quantomeno
quantomeno dare un minimo di variazione alla nostra grafia. Carissimi, cos'altro dire? Per l'acquisto di questa penna potete rivolgervi al sito di Radius, che vi lascerò in descrizione ovviamente, e non mi rimane che lasciarvi con la mia classica buona giornata. Penna più che consigliata, davvero. Ottimo lavoro a Radius, bentornata a Radius e, come al solito, grazie a tutti voi per avermi seguito anche in questo video. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace e ci vediamo alla prossima. A presto!